Benvenuti a tutti quanti e bentornati a questi dialoghi per l'ambiente organizzati, come sapete, visto che ci avete seguito sino a questo punto, da BAM Forum, quindi la Biblioteca degli Alberi, la Fondazione Catella e la Fondazione Corriere della Sera. Allora, questa possiamo definirla così, è l'ultima tappa di un lungo viaggio durato tutta l'estate che ci ha portato a incontrare dei personaggi molto importanti, molto interessanti, sempre con il leitmotiv dell'ambiente, appunto. La ricaduta è sempre stata legata al nostro rapporto, il rapporto dell'essere umano con l'ambiente e la terra, insomma, con una visione anche più olistica rispetto a quella che consideravamo soltanto la sostenibilità ambientale. Oggi abbiamo scoperto che la sostenibilità è un concetto ancora più ampio, quindi potremmo definirla così, la ricerca del punto di equilibrio tra la terra e l'uomo, anche se sappiamo che questo punto di equilibrio probabilmente non verrà raggiunto mai, ma lo dobbiamo perlomeno inseguire come si fa con i punti ideali. Allora, questi incontri ci hanno portato a parlare con il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, con Marco Alverà, Valentina Bosetti. Abbiamo parlato con Paolo Giordano e Giorgia Lupi, con Alviera Antinori, Maurizio Cheli e Valentina Sumini, Emanuele Capobianco e Ilaria Capua. È stato l'incontro che ha preceduto questa ultima puntata, questo ultimo appuntamento che, appunto, come abbiamo detto, conclude questo ciclo di incontri per l'ambiente. Oggi siamo arrivati forse, diciamo, l'appuntamento che tutti attendevamo, l'appuntamento clou, quello con Noam Chomsky. Avremo una lecture di Noam Chomsky, figura importantissima di intellettuale nel Novecento. Talmente importante che ho chiesto aiuto ad Andrea Moro per aiutare appunto a comprenderlo, che presento subito. Andrea Moro lo conoscete come linguista, come scrittore, come neuroscienziato, è un professore della Scuola Universitaria Superiore IUS di Pavia e ricordiamo i suoi libri più importanti: Breve storia del verbo essere, che consiglio sempre di leggere, un libro divertentissimo e intelligentissimo, I confini di Babele, ma ha scritto anche un romanzo, Il segreto di Petramunda, se ricordo bene. Allora, Pietramala, No, è Pietramala, benissimo. è una citazione nascosta di Dante, proprio Pietramala, Dante lo usa nel De Vulgari Eloquentia. Fantastico. Allora, Andrea Moro, tu hai anche, come ricorderemo più avanti, anche lavorato con Noam Chomsky, quindi sei un Sì. conoscitore anche diretto della figura che tutti noi conosciamo. Lo possiamo dire per i suoi libri più divulgativi, insomma, come scrittore, però sappiamo che Noam Chomsky è stato un linguista fondamentale, lo possiamo definire così, un pilastro della linguistica del Novecento e sino ad oggi, insomma, come vedremo oggi, continua a intervenire. È stato anche un intellettuale, un attivista, quindi una figura complessissima, però tutto ruota intorno a Noam Chomsky linguista. Ci vuoi aiutare a comprendere appunto questo Noam Chomsky linguista? Perché è così importante? Beh, guarda, intanto è interessante che si possa sintetizzare l'impatto di Chomsky sulla visione del linguaggio, anche non avendo una conoscenza diretta dei formalismi, delle formule e dei contenuti, perché è talmente vasta che ha portato dai cambiamenti radicali nella concezione del linguaggio. Il primo è questo. Negli anni 50, addirittura si era estesa l'idea che Babele fosse una specie di continente sconfinato, cioè che le lingue non avessero limite nel loro variare e non fosse predicibile questa variazione. E questa idea era basata su un assunto fondamentale, cioè che il linguaggio fosse un'espressione solamente della cultura di un popolo e che quindi in qualche modo fosse una convenzione totalmente arbitraria. In realtà Chomsky, come tutti i giganti, si appoggia sempre su altre esperienze. Ci fu Erich Kleinenberg in quegli anni che aveva già messo la pulce nell'orecchio, aveva fatto capire che quando capitava un guaio col linguaggio, bisognava vedere se questo guaio cadeva prima o dopo la pubertà. Chomsky prende sul serio questo legame con la biologia e propone fondamentalmente che il linguaggio umano non sia totalmente esclusivamente culturale e arbitrario, ma sia l'espressione dell'architettura neurobiologica del cervello. In questo senso, come dire, io un'espressione che uso spesso perché mi sembra efficace, è quella di immaginare che Babele
esista, ma che abbia dei confini. Ecco, i confini di Babele sono la prima grande scoperta di Chomsky, però era una scoperta che lui aveva fatto dal punto di vista formale, cioè confrontando le lingue. Capite voi bene che l'idea che esistano i confini di Babele ci dà anche la possibilità di rivoluzionare la nostra comprensione dell'apprendimento del linguaggio, perché se è vero che questi confini sono un'espressione dell'architettura del cervello, vuol dire che i bambini quando nascono non vanno totalmente a tentoni, ma hanno una specie di guida che precede l'esperienza. Ecco, in un certo senso questa specie di mente staminale, mi piace dire, del bambino, di noi, di tutti noi, che da bambini avremmo potuto parlare qualsiasi lingua e invece ci specializziamo, eravamo delle menti totipotenti della nostra lingua, è dovuto al fatto che esiste questa tavola preformata sulla quale noi possiamo muoverci. Una tavola che quindi ribalta l'idea della tabula rasa. Non è vero che noi nasciamo completamente privi di istruzioni, ma nasciamo coi confini di Babele. Poi l'interazione con Chomsky per me è nata sia come sintatticista, ma poi come tu sai, perché ne abbiamo anche parlato, è nata dall'esperienza proprio della neurobiologia. Tra parentesi, stiamo scrivendo proprio un libro insieme che uscirà l'anno prossimo, sia in America che in Italia, su questo. Lo anticipiamo e lo attendiamo. Senti, ma ci hai aiutato con questa metafora geografica, potremmo dire, no? Anche se chiaramente Babele è un mito, ma ci hai aiutato con questa metafora geografica a definire dei punti. Continuo su questa metafora geografica per tentare di comprendere qual è stato appunto il passo avanti dell'umanità nei confronti del linguaggio. Questo vuol dire che il fatto di conoscere i confini ci permette anche di geolocalizzare meglio l'essere umano e il suo rapporto con la lingua all'interno di questo confine. Cioè abbiamo compreso chiaramente di più come funziona il meccanismo del linguaggio? Direi di sì. Guarda, ovviamente io sono di parte, no? E se chiedete a me se io credo o no nelle predizioni di Chomsky, è ovvio che sia così, però sfido tutti a fare un confronto il più possibile neutrale, di provare ad andare a vedere gli studi sui fondamenti biologici del linguaggio che precedono Chomsky e quelli che seguono. Ecco, l'esplosione delle conoscenze in ambito neurobiologico sono tutte successive a Chomsky, ma solo per un motivo, perché hanno sottratto il linguaggio alla aleatorietà esclusivamente legata alla cultura. Questo non vuol dire che la cultura non c'entri. La cultura è la forza che poi plasma le scelte dentro il recinto dei confini di Babele. E allora c'entra Dante, c'entra Manzoni, c'entra Shakespeare, c'entra tutte le grandi menti che hanno saputo forzare, sforzare, innovare. Però l'innovazione può solo tener conto dei dati fisiologici. Insomma, io alle volte mi trovo a dire, la pittura dadaista ci ha portato a vedere nuovi mondi, ma non ha cambiato la struttura della retina e della cornea. Ecco, la poesia, l'innovazione linguistica funziona allo stesso modo. È una propulsione formidabile, ripeto, quella dei poeti in modo particolare, e poi nell'anno di Dante ci accorgiamo quanto questa è stata, però sempre all'interno di questo recinto. E Chomsky è stato quello che per primo ha riportato l'attenzione sugli elementi biologici. Guardate, non l'ha fatto in modo metaforico, perché il rischio è sempre questo con la linguistica, cioè che ci si adatti a una specie di incedere aneddotico in cui ognuno porta il suo pezzo di esperienza. No, lui l'ha fatto utilizzando un formalismo matematico molto difficile. Questo vuol dire che molto spesso, diciamoci la verità, il Chomsky linguista non l'ha letto nessuno. No, non è vero, non l'ha letto in pochi, però è difficile. No? Partiamo da questa confessione, insomma, la sua fama chiaramente va oltre diciamo, il suo apporto e l'apporto che ha dato alla linguistica, anche perché, come dicevamo, in realtà lui ha partecipato moltissimo anche alla vita politica, soprattutto degli Stati Uniti, soprattutto negli anni 70-80, al dibattito che c'è stato in quegli anni. Quindi, diciamo, tutti noi conosciamo il Chomsky più intellettuale, più attivista, sì, e forse insomma più lo scrittore che il linguista, evidentemente, sì, a parte gli specialisti che l'hanno studiato. Sì, devo dire la verità però che questo tuo confronto suggerisce un punto secondo me non banale, cioè che nella mia esperienza, ma io non ho nessuna voce in capitolo particolare, ci sono tantissimi gli allievi di Chomsky, io ho notato che non c'è nessuna cesura tra il suo metodo politico e il suo metodo non solo scientifico ma anche di approccio con gli studenti e con gli altri, cioè
tutti, per il solo fatto di poter esistere, hanno voce in capitolo e possono parlare e chiedere. E lui è una di quelle persone che ascolta tutti e risponde a tutti. Naturalmente lo fa col suo carattere, quindi quante volte abbiamo battagliato anche su questioni importanti, però è un po' questa la sensazione di essere presi in considerazione. Io d'altronde l'ho conosciuto semplicemente perché da studente, avevo 26 anni, gli ho scritto dicendo che avevo un'idea sul verbo essere, proprio come hai detto tu prima, e gli ho detto perché non vieni qua a parlarne. Ed è iniziata così, quindi vuol dire lui ha la porta aperta per tutti e ce l'ha sia politicamente che dal punto di vista della linguistica, però bisogna leggerlo, quindi Chomsky linguista va letto, una raccomandazione se vuoi che sembra un po' didascalica, ma invece vale la pena di farlo. Soprattutto a questo punto quindi consigliaci un libro del Chomsky linguista. Guarda, a parte il prossimo, questa è una pubblicità. Certo. Direi che un libro molto bello suo, scritto con un'altra persona, si intitola Perché solo noi? Perché solo noi? Che è tradotto anche in italiano, appunto, in inglese era Why Only Us? E questa è la domanda delle domande, perché è una domanda che, come tu immagini, non solo c'entra sul linguaggio, ma c'entra con noi. A me piace dire che il Big Bang è un tema straordinariamente affascinante, ma il Big Bang che ci tocca veramente è stato quello di noi esseri umani che a un certo punto della storia abbiamo iniziato a parlare e non c'è nessun altro essere vivente. Certo, tutti, tanti comunicano, quasi tutti comunicano, ma che lo fanno come gli esseri umani. E perché solo noi? Perché è capitato solo noi? Perché non ci sono altre specie viventi che usano la sintassi, no? Perché, sai, se io dovessi dire in due parole qual è l'impronta digitale del linguaggio umano, è una cosa che aveva già capito Galileo e von Humboldt. Guarda, è la capacità di esprimere concetti nuovi, potenzialmente infiniti, dalla ricombinazione di pochi elementi, che siano le 21 lettere dell'alfabeto o che siano le parole di un dizionario. Noi sappiamo far questo, noi esseri umani. E Chomsky si chiede perché solo noi. Ecco, questa è una domanda centrale, che però non ha una risposta ultima ora. È per questo che è ancora bello lavorare con lui e ci siamo messi ancora alla carica a scrivere cose nuove. Anche perché oggi si sta riproponendo un'ambiguità che c'era nel passato, cioè la confusione tra simulazione e comprensione di un comportamento. Oggi ci sono macchine così veloci e così capienti in termini di memoria che ti danno l'illusione di aver compreso il meccanismo del linguaggio. Non è vero. E si creano, questo a lui farebbe piacere. Ma le tesi sull'intelligenza artificiale, ci sarebbe a discutere. Le stesse macchine che possono imparare da sole. Sì, ecco, il termine imparare lì verrebbe voglia proprio di utilizzare Turing invece, che diceva, quando gli chiedevano le macchine penseranno, lui rispondeva, beh, sai che c'è, era nel Novecento. Per la fine del secolo il verbo pensare sarà stato così stirato che a nessuno sembrerà strano dire che le macchine pensano. Stessa cosa diremmo comunque. Però questo è qui, secondo me, l'avvicinamento tra il Chomsky linguista e il Chomsky polemico è molto vicino. Io di questo ne faccio anche un punto d'onore personale. È chiaro che se tu confondi due settori lo fai soltanto perché c'è qualcuno che vuole vendere. Crei una classe di consumatori e anche l'idea dei nativi digitali, che è una bufala dal punto di vista scientifico, perché il nostro cervello è uguale a quello di 150.000 anni fa. Sarebbe un po' stato come dire che quando hanno inventato la bicicletta le mamme si preoccupavano che i bambini nella culla muovessero le gambine in modo circolare. È una finzione, bisogna stare molto attenti. Quindi capire il linguaggio vuol dire anche difendersi da certe riduzioni dell'essere umano. E ripeto, perché solo noi, diventa veramente una domanda impellente al cuore del Big Bang che ci pertiene. Allora, con queste parole io ringrazio Andrea Moro per questa introduzione al pensiero di Noam Chomsky, ci ha anche consigliato dei libri. Prima di leggere quei libri, godiamoci però tutti insieme Noam Chomsky. Lasciatemi soltanto ricordare che questa serie di incontri di BAM, Fondazione Capella e Fondazione Corriere della Sera sono stati organizzati grazie a un comitato scientifico, quindi è d'obbligo ricordarli: Marco Riva, il presidente, Sandro Carrani, Francesco Colombo, Camilla Lunelli, Donatella Asciutto, Andrea Moro, evidentemente, e Massimo Sideri. Allora, su questo vi lascio alla lezione Green New Thinking di Noam Chomsky. Grazie a tutti. Grazie a te.
I was asked to say a few words about the what is called climate change, which is a euphemism for heating the planet. Sounds more anodyne if you call it climate change. Fact is that we are now heating the planet to a level which, unless we change course quickly, will lead to the virtual extinction of organized human life on Earth, and not in the very distant future. The most recent general assessment of the state of this situation was given in a draft of the coming report of the IPCC, the International Scientific Organization, which monitors the state of the environment. This was leaked to the French press agency, AFP. They circulated it. It may not be identical to the document that will finally appear, but it shows the state of their thinking at the moment. And it's much more dire than earlier reports, which were serious enough. Earlier reports were headlined by one of the lead participants, Oxford professor of physics, Pierre Humbert. He said simply that the message is panic now. We are in deep trouble. That was several years ago. Now it is much worse. The current report concludes that on our present course, we will soon reach the level of 3 degrees or more Celsius above pre-industrial levels, which is well understood to be an environment in which organized human society can barely survive. Developments which will take place, which will be virtually unlivable. Sea level rise, huge areas of the world becoming basically uninhabitable, the Mediterranean rising in summer to the heat level of a jacuzzi, no fish, can't swim, spreading, the sea spreading over various areas of land, far worse in South Asia, Middle East, Western United States, Siberia even. It's indescribable. That's where we're heading. By now there's very broad scientific consensus, virtually no debate that something like that is very, very likely to occur. You can debate details, but the general picture seems unmistakable. And destruction of the heating of the planet is only one development in what's taking place. So a major scientific study a few days ago revealed that the kelp forests in the ocean, these massive areas in the offshore, which are full of kelp, are rapidly declining, far more so than was anticipated. That's very serious. Kelp absorbs carbon dioxide at a rate far beyond anything on land. It's a major sink for carbon dioxide. Kelp is also the basis for the survival of a great deal of aquatic life. Means
fishing industry, other organic life will be destroyed. The oceans are becoming so full of plastic that maybe by mid-century it's estimated that the weight of plastic will exceed that of the weight of fish. Turning to another area, it was had been assumed until recently that it would be about 15 years before the Amazon forests, tropical forests, shifts from being a net carbon sink to a net carbon emitter as the forest turns to savanna, essentially ending rainfall in Brazil, an enormous blow to the entire world. Now it's estimated to be happening right about now. Just about all the news we're getting makes it worse and worse. You've all seen, I'm sure, the temperature reports of the past week or so. Temperatures in Siberia are getting to where it's barely livable. Hundreds of people dying from heat waves in Western Canada is usually a cool, rainy area. Where I live in Arizona, the temperature's roughly 40 Celsius. And it's far worse in places where there's no air conditioning, where the sea level's rising, where there's people have nowhere to survive. Well, that's what's happening. That's the bad news. The good news is that there are well-designed, very feasible measures to mitigate the crisis, take it under control, and actually produce a better and more livable world. This can all be done with perhaps 2 to 3% of gross domestic product, vastly less than was expended during the Second World War. In fact, less even than was expended by the US Treasury Department to rescue the financial institutions and Wall Street after the recent pandemic, well within reach. And there's other good news. Thanks to a lot of activist work, grassroots work, much of it by fine economist Robert Pollan, who's done some of the major studies on this. Thanks to that work, the major labor unions in the United States, United Mine Workers, dozens of workers in oil-producing states, have agreed to work on it, to join in cooperating on a transitional program that will move workers in the oil and coal industries into better paying jobs, much safer jobs, in renewable energy production, which by now is even cheaper than fossil fuels. All that's feasible. That's good news. You want more bad news? Just take a look at the business press today, yesterday, reporting on the OPEC meetings that are now taking place, the meetings of the major oil producers, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Russia, others. Their meeting is concerned with how much to increase fossil fuel production. To increase fossil fuel production. There's a debate. United Arab Emirates wants to raise it even beyond what Saudi Arabia's. In the newspaper comment on this, London Financial Times, elsewhere, there's no mention of the minor triviality that unless we sharply
reduce fossil fuel use, fixed amount every year till we reach zero by mid-century. Unless we do that, we're doomed. So on the one hand, there's full, it's not that they don't know it, of course they know it. It's just that our minds are somehow split between a recognition that we are racing to utter indescribable disaster, one side of our brain, the other side of our brain is saying, fine, let's race faster to disaster, not worrying about what might happen because we need more profit tomorrow. Well, that's the human condition at the moment. I might mention on the side that we see it in another area, a very serious but much less dire area than this, namely the COVID pandemic. Leaders of the developed societies, European Union, United States, all of them understand very well that unless vaccines go quickly to the great majority of the population of the world that isn't receiving them, Africa, Asia, Latin America, unless this is done, the virus will continue to mutate, strains will develop that may be more lethal, more contagious, resistant to human intervention, not another disaster in the making. What are they doing? That's what the leaders realize in one side of their brain. In the other side of their brain, what they're saying is, let's monopolize it for ourselves. Maybe we'll get vaccines to Africa in 3 years. But then let's maintain the highly protectionist provisions of the trade regime, which guarantee that, which protect the huge pharmaceutical industry profits by providing them with long-term, unprecedented patents on both the and the production mechanisms. So on the one hand, yes, we're carrying out a monstrous crime against the poor and deprived people of the world, and we're racing towards suicide ourselves. It's one side of the brain. The other side of the brain says, let's do it even more with even greater commitment and dedication. That's the human condition on a very serious but less significant disaster. The main one that we're facing is destruction of the environment, heating of the planet, destruction of habitat, destruction of the means for protecting ourselves from disaster, all going on, though we know very well that there are very perfectly feasible means of averting it. I might mention finally a third element in this strange picture, nuclear weapons. The threat of nuclear weapons is increasing. It's anyone who's investigated the record of the last 75 years knows that it's a near miracle that humans have survived. There have been innumerable close calls, many accidents, probably hundreds of accidents, sometimes reckless behavior of leaders. Miracles don't continue. So how are we dealing this? By intensifying the threat. New and more destructive weapons, dismantling the arms control regime, moving threats into new domains like outer space, provocative actions around the world, which could lead any time to escalation of crises, maybe on to nuclear war.
which is essentially termination of the species all at the same time. Someone looking at humans from outer space would think that the species is insane. They understand what has to be done, and at the same time are racing to destroy the possibility of doing it. It's a curious species with immense creativity, prospects, achievements, and at the same time, a kind of a death wish. Unless this conundrum is overcome, the future of organized human life is very dim. I'll stop with that.